E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti. Qui come al solito si vede che la mia base monnezza dappertutto. Ragazzi, volevo dirvi, ho recuperato un po' di cose in giro in modo che possiamo costruire finalmente il locker, il nostro storage nella base, e un fabricator. Quindi avviamoci ragazzi. Yahoo! Benissimo ragazzi, abbiamo recuperato un bel po' di materiali proprio per poter costruire quello che è il locker. E giro vagando, vi dico la verità, sono almeno un'ora e mezza che giro e il quarzo si è fatto veramente complicato da trovare. Non è assolutamente facile ragazzi. Tra l'altro ho costruito adesso il rebreather, che sarebbe, era il wire kit semplice, serviva quello, e se non sbaglio del titanio, no, del silicone, per poterlo creare. Sembra che ti aiuti a stabilizzare, diciamo, il tuo corpo in ambienti, diciamo, sfavorevoli. E quindi l'ho preso perché mi sembrava abbastanza importante, perché stiamo scendendo sempre più. Questa è la nostra base, ragazzi. Entriamo. Oh, ok, benvenuto capitano. Possiamo farci subito, allora, visto che abbiamo deciso quasi di trasferirci, volevo fare subito il fabricator. Eccolo qui, lo facciamo qui. Lo mettiamo all'inizio o no, sembra all'uscita proprio qua, no, qui. Ah, eccolo qui ragazzi. Abbiamo il 100% di energia finalmente. Abbiamo finito? Oh, guardate qui che bellezza. Abbiamo il nostro fabricator. Ehi, bagatissimo. Ma scusami. Ah, li puoi decostruire. Non lo sapevo, ragazzi. Che figata. Premendo il tasto E puoi decostruirlo. Ma questo fa parte di un aggiornamento. Prima non lo vedevo. Ok, questo è il nostro fabricator. Bellissimo, veramente. Direi adesso andiamo alle spalle di questo rinforzo. Vorrei costruire allora vediamo un attimino anche il nostro lockers. Eccolo qui, il nostro lockers. Tanto questa parte non ci serve. Eccolo. Oh, ed eccolo qui ragazzi. Molto bene, guardiamo un po' che cosa può contenere. No, lo stavo decostruendo, fammi togliere questo affare da mano. Ecco qui il nostro lockers. Gigantesco. Molto molto bene, come vedete. Adesso ci vanno un bel po' di cose. Questo è gigantesco, questo storage. Finalmente ragazzi, un qualcosa di veramente utile e grande da utilizzare, vedete. Non so se possiamo costruire altre cose qui. Ah, è venuto bene, sì, l'ho messo qui perché mi piace, va bene, diciamo che va bene. Qui ancora delle sterpaglie all'interno. Fabbricator l'abbiamo fatto, sono contento perché ci serviva veramente un qualcosa che fosse molto molto grande. Vediamo se possiamo costruire qualche altra cosa, tra l'altro, perché io qui ho visto che abbiamo sempre vetro, tutto vetro, serve sempre vetro, ma ragazzi, è un vero casino qui. Un corridoio laterale possiamo fare, addirittura una scaletta si potrebbe fare per andare su. Reinforcement, se possiamo fare, volentieri. Più rinforziamo, più sono contento io, ragazzi. Qui no, qui volevo metterci una finestra appena trovo qualcosa. Qui anche volevo metterci una finestra. E niente, non possiamo fare altro, allora ci conviene posare tutto dentro. Tra l'altro si è, ecco, si era un attimino incagliato questo. Ok, allora il quarzo è qui. Ce ne vogliono tre, se non sbaglio, per poter fare un vetro. Mi servirebbe un altro quarzo per poter costruire altro. Bene, questo storage mi piace molto. Va bene, direi ragazzi che per il momento stiamo andando alla grande. Qui tra l'altro i power cell potremmo anche infilarli dentro qui, come vedete. Capacità al 100%.
100%. Quindi non sta consumando molta energia, molto bene. E benissimo ragazzi, io direi per questa puntata è tutto. Siamo riusciti a costruire il nostro storage. Adesso dobbiamo assolutamente trovare il nostro... questi dentoni di squalo, non so come chiamarli, se no questo Cyclop non riusciremo a farlo. Abbiamo bisogno di vetro, abbiamo bisogno di tante cose. Io direi nella prossima puntata di iniziare ad andare in giro con il Seamount, perché iniziamo a cambiare e andare in profondità diverse, più consistenti, per poter cercare, perché fino adesso forse l'ora e mezza che abbiamo usato per girovagare qui probabilmente è diventato un problema con le bombole. Puoi arrivare massimo a 80 metri, poi devi risalire, mentre forse abbiamo bisogno di qualcosa veramente di diverso. Oh, ebbene bene bene ragazzi, sta tramontando il sole romanticamente su questo pianeta. Nel frattempo ci facciamo una bella mangiata, in modo tale che per non avere problemi, diciamo. Al momento siamo pronti per la partenza. Partiremo questa volta col Seamount, perché, come dicevo prima, dobbiamo cambiare profondità e iniziare a fare nuove cose. Nella nostra spedizione ho portato un po' di cibo, una bottiglia d'acqua, un segnalatore per marcare una locazione nel caso in cui trovassimo qualcosa di interessante, il Sea Glide, che purtroppo è quasi semi scarico, e per il nostro piccolo Seamount, il nostro piccolo sommergibile, una power cell. Questa power cell, nel caso in cui rimaniamo senza benza, diciamo, non rimaniamo col culo per terra, ma avremo la possibilità, come vedete, il nostro Seamount ha una batteria. Ebbene sì, va al 76%, va a batteria come i giocattoli. Incredibile, magari un giorno le macchine potessero andare così. Siamo pronti per la partenza, ragazzi, bando alle ciance, inizia la nostra avventura sottomarina. Qua è veramente molto molto stretta la cosa, dobbiamo cercare di passare senza spaccare niente, se la nostra avventura finisce qui. I fondali sono molto molto bassi. Allora vediamo un attimo, sì andiamo da questa parte, benissimo. E iniziamo ragazzi a esplorare questo... le profondità, diciamo così. Vediamo un attimino cosa riusciamo a fare. Siamo a una profondità di 68 metri. Come dicevo prima, stiamo cercando, insomma, dei dentoni con i quali possiamo finire i nostri... dei vetri particolari per il Seamount. Scusate, per il Cyclop. E notte non si vede un emerito cazzo, molto molto male. Ci andiamo a infilare qui dentro, non so se è una buona idea. Oh merda, piano, stiamo molto attenti. 96% di vita. Vediamo un attimo una cosa, io dovrei avere anche il riparatore, che poi non ho avuto più modo di utilizzarlo, ma volendo, se faccio 5 e poi potrei ripararlo, giusto? Allora vediamo. Oh sì, siamo messi bene, dai, allora non c'è più paura adesso ragazzi, siamo preparati di cioè scherzavo quando ho detto non c'è più paura, siamo preparati di molto molto bene per siamo sbattuti contro un pesce. Poverino. Oh, porca merda. Oh, porca puttana. Ci hanno preso. Meno male che siamo nel sommergibiletto, ragazzi. Qui siamo a 107 metri, ragazzi. La pressione si inizia a far sentire. È crashato il gioco. Di quella grandissima. Meglio che non lo dico. Comunque è crashato il gioco. Abbiamo perso il salvataggio e abbiamo perso praticamente il lockers che avevamo fatto e il constructor nella base principale. Ma noi a questo punto ce ne strafottiamo, e perché sennò veramente abbiamo avuto un po' di sfortuna, ma non ce ne frega niente. L'importante, la cosa brutta è che abbiamo perso tutto il quarzo. Abbiamo perso no, l'Adventure One Key, meno male che c'è questo. Però abbiamo perso tutto il quarzo e
Beh, cavolo, cavolo, cavolo. Va bene. E pazienza, partiremo come da programma, ragazzi. Al di là di questo piccolo programma, partiremo da programma e andiamo ad esplorare con il nostro Siam Out. Cambiamo totalmente direzione, che prima non ci ha portato fortuna. Partiamo. Ah, ma dobbiamo prima mangiare, ragazzi. Un attimino, mangiamo prima e poi si parte. Dai. Oh, benissimo. Siamo qui, ragazzi. Ci siamo rifocillati. Siamo pronti per partire. Via, si parte. Vediamo un attimino dove possiamo passare senza spaccare niente. Da questa parte sembra un attimino più profondo. Ok. Speriamo che non vada in crash ancora una volta. Oh, un bel quarzo. Aspettate che lo vado a recuperare. Lo illuminiamo pure. Eccolo qui. Iniziamo a prendere i vari pezzi, tutto quello che troviamo, perché ci può essere veramente utile. La nostra base, eccola lì. E andiamo oltre la nostra base per vedere cosa troviamo. Abbiamo il 71% di energia. Facciamo così, salviamo, ragazzi, scusate, lo faccio in diretta, però sinceramente non ci sono rimasto male, ma mi fa girare i coglioni che succedano queste cose. Ecco, andiamo. Mamma mia, questo cos'è, sto coso? Evitiamo questo pescione. Tra l'altro, ragazzi, non è possibile con una scheda come la mia che arrivi a 8 fps, è veramente ridicolo. Chi è? Un po' di pesciolini. Si sono incazzati sti pesciolini. Meno male siamo dentro. Ehi, questo è un bel posto, eh. Questo è un bel posto da esplorare per benino. Siamo a 59 metri. Non siamo altissimi, però questa roba qui, 108 metri, ragazzi, siamo 108 metri. Non so assolutamente cosa sia questa roba. Proviamo anche questo cristallo qui. Proviamo ad andare a darci un occhio, ragazzi. Siamo fuori. Speriamo che non sia roba pericolosa. Ce ne accorgeremo subito. No, 144 metri, ragazzi. Questo sembra un cristallone. Non possiamo farci niente, è un vero peccato. Molto scenografico, ma non ci serve a un emerito cazzo. Vediamo un po' se riusciamo a vedere qualcosa qui. Cambia proprio il fondale. La texture che finisce a metà, proprio come un segnale geografico. Ok, risaliamo sul Seamount, perché non voglio finire soffocato. Spostiamoci. 189 metri, ragazzi. 202 metri. Speriamo di trovare qualcosa di interessante. Abbiamo il 62% di energia. E al momento niente. Niente proprio di buono. Qui si sale un pochino. Ma un bel po' si sale, in realtà. Stiamo perlustrando, ragazzi, ma 208 metri, ma non vedo. Se continuiamo a scendere, 260 metri. Siamo veramente molto, molto, molto sotto, eh. Di energia, 100% di stato. Sembra... E si va dentro qui, eh. Guardiamoci bene intorno se c'è qualcosa. Siamo a 338 metri. Siamo veramente messi a una profondità incredibile.
Credo sia del lithium questo. Vediamo un po' se riusciamo a uscire. Ci scoppiano. Scoppiamo come una pallina di ping pong. Cos'è questo? Membrana tree. Albero di membrana. Oh, ma non possiamo prendere un cazzo. Vabbè, proviamo un attimo a prendere questo. Niente, non si prende un cazzo. Bene. Speriamo che non sia ancora una versione alfa i fondali ai 300 metri. Cioè, non vorrei non trovare un emerito cazzo di niente. Stiamo scendendo, ragazzi, 400 quasi metri. 400 metri, ragazzi. Sento scricchiolare il vetro. Ragazzi, stiamo andando giù di brutto proprio, 51%, 408 metri. Siamo veramente a una profondità stratosferica. 445 metri. La speranza è di trovare qualcosa che non abbiamo mai visto. Stiamo esplorando proprio per questo. Non so, siano dei coralli, credo. Ci sono delle correnti, tra l'altro, fortissime qua, che mi fanno scendere gli FPS a 16 quando quasi si blocca. Però noi resistiamo. Aia! Noi resistiamo. Proviamo a risalire un po'. Andiamo verso quest'altra. ...230 metri... ...44% di energia... ...180 metri... ...qui non c'è proprio niente... ...è entrata una distesa, ma... ...niente di che, ragazzi, Pensavo fosse stato più facile col Siam Out a trovare le cose, ma a quanto pare non si trova proprio niente. Niente di niente. 60 metri, ragazzi, siamo usciti proprio dalla parte degli abissi, insomma. Ritorniamo su in modo che possiamo orientarci. Siamo al 37% di energia, ecco un po' di luce. Ok, ragazzi, siamo a un'altezza veramente mostruosa, ma non siamo riusciti a trovare niente di che, ragazzi. Incredibile, ma mi aspettavo di trovare qualcosa di interessante, ma ovviamente a quella profondità non c'è niente proprio, a meno che non andiamo ancora in quella grotta, sperduta, e vediamo un attimino. Ancora questi, guardate qui, cos'è questa roba? Andiamo a vedere un po'. Usciamo. Vediamo un po' se possiamo prendere questa roba. Niente, non si può prendere niente. Nel frattempo mangiamo, che abbiamo un bel po' di cose. Ok, almeno mangiamo, ragazzi. Con tutto sto girovagare mi è venuta fame. Allora, qui ci sono questi scogli, non so come chiamare queste protuberanze stranissime. Sembrano degli artigli enormi. Non lo so. Piano, piano. Andiamo, scommetto che questo è del lithium. Volete vedere? Cosa ne dite? Copper, ma cagare. Ok.
scrap metal. Proviamo a fermarci un attimo qui a fare un po' di rifornimento. Non posso allontanarmi troppo perché il rischio in questo oceano dispersivo è assurdo di perdere il nostro sea mount. Se perdiamo il nostro è la fine. Andiamo a vedere cosa c'è qui. Oro, questo è molto buono. Questo cos'è? Terraformer Fragment. Buono, cazzarola. Terraformer Fragment. Frammento di un terraformer. Beh, deve essere una figata, secondo me. Come vedete si trovano le cose, però bisogna essere cauti. Io vi giuro non so come ho fatto a trovare quei dentoni. Non so, perché poi si trovano così persi nel niente, così se erano sulla superficie così. Mi sono avvicinato e prendiamoci questo scrap metal. Assurdo ragazzi qui. Quello cos'è? Del sale. Tutto sto casino per prendere un po' di sale. Silver. Ok, abbiamo riferimento a questa pianta che eravamo saliti prima, infatti. Basta distruggerla e comprerà il nostro sea mount. Eccolo lì. Dobbiamo stare attenti, ragazzi. Dobbiamo stare veramente attenti. Ehi. Niente di che, però così c'è una visuale migliore, ragazzi, veramente c'è una visuale diversa. Inventario pieno. Perché quando siamo dentro il sea mount, ragazzi, non si vede un merito cazzo. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Molto bene. Ragazzi, mi spiace, questa missione è stata un fallimento totale. Non abbiamo trovato... Oddio, abbiamo trovato quel frammento particolare di 21% di batteria. Quel frammento di terraformer che non so cosa sia, poi andremo a vedere. Però per quanto riguarda trovare altro, io direi cambiamo proprio direzione. Allora, vediamo un po' dove siamo noi con la nostra nave. Di là, ok. Io direi andiamo proprio dall'altra parte, dalla parte opposta di dove stiamo andando adesso. Così magari nella prossima puntata esploreremo da tutt'altra parte il posto, insomma, per vedere un attimino com'è. Qua c'è una cassa, no? Quella già l'abbiamo vista, ti pareva? Una così in vista non l'avevamo già fatta. Oh. Beh, la cosa positiva è che stiamo imparando a guidare questo affare. Bello perché ha un ritardo. Guardate che bello, ha un ritardo nel movimento. Come se fosse reale proprio. Molto divertente. Niente, siamo ritornati, ragazzi. Non abbiamo trovato proprio niente. Niente, niente, niente. Ok, lasciamolo qui per il momento e vediamo cosa abbiamo recuperato. Beh, sale, oro, un pezzo di silver, due di quarzo, ma ragazzi addirittura tre per fare il vetro, c'è il silicone che si potrebbe fare,
Magari per i coltelletti che si stanno spezzando in continuazione. Ne abbiamo un altro d'emergenza? No. No, ce ne abbiamo due già. E niente ragazzi, porca miseria, qua è diventato complicato. È diventato complicato andare avanti perché non si riescono a trovare le cose. Porca miseria. Va bene, per adesso è tutto. Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, vi ringrazia, vi saluta, a presto e ciao. La prossima volta esploreremo da altra parte, verso est, che ci porti fortuna, chissà. Ciao ciao.